Io mi ritrovo così ferito da questa mattina, dall'8 ore e mezzo in qua in circa, sul modo che dirò a vostra signoria. E te che ritrovandomi io ammalato dal giorno della Maddalena in qua, che non sono più uscito eccetto lo sabato e domenica, che andai a San Giovanni a pigliare il giubileo. Stante detta mia indisposizione, ier sera mi venne in pensiero di far testamento e scriverlo di mia propria mano. E lo cominciai a scriverlo che mi ci trattenni da un'ora in circa dopo che ebbi cenato, e trattenendomi così, scrivendo col toccalapis, sino alle 3 ore di notte in circa. Mastro Francesco Massari, che è un giovane che mi serve in casa e te capomastro della fabbrica di Santo Giovanni de Fiorentini, della quale io sono architetto, che se ne stava a dormire in quest'altra stanza per mia custodia, che già si era andato a letto. Sentendo che io ancora stava scrivendo, et avendo veduto che io non avevo smorzato lo lume, mi chiamò con dire: «Signor Cavaliere, è meglio che Vostra Signoria smorzi il lume e se riposi, perché è tardi e il medico vuole che Vostra Signoria riposi». Io gli risposi come io avrei fatto a riaccendere il lume per quando mi fossi svegliato, ed esso mi replicò: «Lei lo smorze, perché io l'accenderò quando Vostra Signoria si sarà risvegliato». E così cessai di scrivere, mesi da parte la carta scritta un poco et il toccalapis col quale scriveva. Smorzai il lume e mi mesi a riposare. Thank you.
verso le 5 in 6 ore in circa, essendomi risvegliato, ho chiamato il suddetto Francesco e gli ho detto: è ora di riaccendere il lume. Et mi ha risposto: signor no. Et io, avendo sentita la risposta, mi è entrata addosso l'impazienza. Subito ho cominciato a pensare se come potevo fare a farmi alla mia persona qualche male, stante che il detto Francesco mi aveva negato di accendermi il lume. Et in questa opinione sono stato sino all'8 ore e mezzo in circa.
essendomi ricordato che avevo la spada qui in camera, a capo al letto, ed appesa a queste candele benedette, essendomi anche accresciuta l'impazienza di non avere il lume, disperato ho preso la detta spada, quale avendola sfoderata il manico di essa l'ho appuntato nel letto e la punta nel mio fianco, e poi mi sono buttato sopra di essa spada, dalla quale con la forza che ho fatta a ciò che entrasse nel mio corpo sono stato passato da una parte all'altra, e nel buttarmi sopra la spada sono caduto con essa spada col corpo qua giù nel mattonato e feritomi, come sopra ho cominciato a strillare. E allora è corso qua il detto Francesco ed ha aperto la finestra che già si vedeva lume, e ha trovato colco in questo mattonato che da lui e certi altri che lui ha chiamati mi è stata levata la spada dal fianco. Poi sono stato rimesso a letto e in questa conformità è successo il caso della mia ferita.